Dal panorama di Spello a salire verso la Spella. Eh sì, è l'ultimo tratto della lunga passeggiata organizzata dagli amici del pedale Spellano su Basio Epic. Ma poi bisogna andare anche più in su perché Faceva troppo, il dislivello è 1600 metri per questi 42 km che ci sono di programma e sono davvero una gran bella passeggiata. Quella di 25 km è accettabile, si fa spesso e volentieri anche quella con la bici elettrica, con le bike, ma per la muscolare farsi 1600 metri è una bella giornata di avventura. Fortuna che poi ci sono i ristori, come quello organizzato dall'Avis di Spello, su alla Spella, in mezzo a questi panorami che sono bellissimi, si vede Montefalco, Nocera, Foligno, lo scoglio di Pale. Siamo Dottore, sempre presenti, anche quando nei momenti più tristi della vita, però così è una giornata gioiosa. È fatta per gli atleti, per le persone che hanno voglia di vivere e di combattere per essere pronti a dare quanto c'è bisogno per qualcuno che non è tanto fortunato, purtroppo. ricordarsi di donare Ecco, sempre. donare sempre, donare, donare, donare. L'Avis di Spello dà una mano con quello che è il ristoro, organizzare il ristoro, distribuirlo. Non è facile arrivare fino su in cima alla Spella a organizzare il ristoro, ma gli amici del pedale Spellano hanno queste fortune con 250 partecipanti che arrivano fino su in cima, lassù alla Spella, in quello che è il luogo prediletto dagli Spellani. Il posto meraviglioso per quando c'è Sempre a mangiare, no? l'ascensione, la fioritura, con quello che regala la bellezza del suo basio. E poi ci sono i nostri pedalatori. Guardate che spettacolo con Foligno che si vede giù nella piana e con quello che è il piccolo santuario della Madonna della Spella. È una giornata, come dicevo, bella, piena di sole, ma fredda, tirava un bel vento su in cima al toppo del Subasio, una bella brezza, se vogliamo usare questo termine. Era proprio vento, vento forte, e spostava anche il sottoscritto, quindi immaginate quanto poteva essere forte il vento. Però si arriva a tutti, perché poi c'è la consapevolezza di stare insieme, di dire: ho finito la Subasio Epic. Ecco, Subasio Epic, perché ha questo senso di epico, dalla semplice spedalata che si poteva fare al riconoscere un misurarsi con la Spella, misurarsi con il Subasio. E sono in tanti quelli che lo hanno fatto. Si diceva con gli amici della WISP, è sotto l'egida della WISP la manifestazione del pedale Spellano, si diceva che il mondo della bicicletta stenta e fatica dopo il Covid. È normale, è uno sport che bene o male si sta a contatto, si sta vicini e si è sempre cercato di tenersi lontani per evitare contagi. Intanto a Capitan Loreto, la sede operativa di dove si prepara il pranzo, si mangia e si fa ristoro, i bambini imparano ad andare in bicicletta. È stato organizzato un piccolo percorso con delle difficoltà, come ne vedete, ci sono dei dossi da fare con gli amici di Spello che sono pronti a riacchiappare il bambino o la bambina che si cimenta. Però dopo 2 o 3 volte che fanno il percorso, ecco come vanno spediti. La bambina prima aveva un po' di paura, un po' di difficoltà e poi alla fine hanno imparato. Ecco, gli amici della Subasio Epic fanno anche questo, insegnano ai piccoli con Marcella Zarelli che dà le direttive. Insegnano i piccoli ad andare in bicicletta, magari tra qualche anno li ritroveremo
anche loro a fare la Subasio Epic. Guardate che bella cucina che c'è nel centro polivalente di Capitan Loreto. Forse si farà la festa, forse non si farà la festa, ma non ha importanza, perché lo spirito è quello di riniziare l'aggregazione, quello di tornare a pensare normale. Due anni di pandemia hanno distrutto amicizie, rapporti, contatti, storie, però ce la faremo ad uscirne fuori. E speriamo tutti che il grechetto a Capitan Loreto possa tornare. Sì, speriamo di sì, questo è un momento un po' particolare, cerchiamo di renderlo più vivibile e più conviviale possibile, insieme al gruppo ospedale Spellano. Allora, l'appuntamento quando lo diamo per la festa vostra? Luglio, seconda settimana di luglio. Un goccio di birra e poi non ha importanza se sei piccolo o grande, se sei timido o meno. La Spella ti aspetta per il prossimo anno.